niente, esco la mattina per andare in frontiera, mi ha rubato anche le ciabatte, vabbè. A piedi nudi vado in frontiera. Il tipo le frontiere via terra, non so se sapete come funzionano, c'è comunque un checkpoint del paese dove stai uscendo, c'è un pezzo di No Man's Land, la chiamano la terra di nessuno, e poi c'è Neutrale. la frontiera del paese in cui entri. Sì. Quando sono arrivato lì all'uscita del Pakistan, il tipo parlava bene inglese, però guarda che non hai il visto iraniano, come fai ad andare? Ah, non preoccuparti, sono in contatto, vado, sei sicuro? Guarda che se ti metto l'exit stamp, poi non entri, non ritorni più di qua, eh. Vai tranquillo, vai. Ho attraversato la No Man's Land in mezzo al deserto durante il Ramadan, era agosto, faceva un caldo boia. Ramadan è il mese sacro musulmano dove non si può bere e mangiare. Arrivo dal lato iraniano, c'era un sacco di gente, ma tutti i locali erano tanti talebani, afghani, iraniani, pakistani. E mi hanno portato subito in un ufficio. E il tipo mi fa, mi ha guardato il passaporto, mi fa no visa, no Iran. E mi ha buttato il passaporto in faccia. Ma vado a vivere all'estero. Perché? Perché in Italia c'è qualcosa che non va. Ecco la ricetta per il pollo alla brace. Il pollo alla brace si intervista con una preparazione facile facile. Il pollo viene sottoposto ad una serie di domande ed aperto sul lato della pancia. Poi viene battuto con un batticarne, specialmente sulla zona delle ali e delle cosce, e stuzzicato con altri quesiti. In questo modo si facilita tutta l'intervista che può venire sia alla brace che via podcast. I nostri polli sono allevati in Italia e trattati all'estero, ma tranquilli, sono tutti di categoria DOPCAS! Ragazzi, andate a cagare, vaffanculo! Non riesco a dire la Sono tutti categoria! di qualità. Ciao ragazzi, come Ciao state? amici, com'è? Tutto bene? Tutto bene, voi come va? Come vi gira? Tutto bene, sono contentissimo di iniziare nuovamente questa seconda stagione di Polleria Italia. Sono super Super eccitato perché posto. i polli che abbiamo scelto in questa stagione sono dei polli che Tanta roba. hanno una carne prelibata. Che ne pensate? Che ne pensate? Già l'avete conosciuto il pollo che è Tanta prelibato? roba, e il pollo di oggi è tanta roba, ragazzi. Poi farò l'intro, vedrete. Ah, quindi la farai tu l'intro, ma Sì, ho prima di spoilerato. Che novità. spoilerare, ma prima di tutto, come di consuetudine, Rolfino, noi dobbiamo chiedere al nostro man perché ha scelto questa magliettina. Facci sapere, man, siamo curiosi. Allora, questa puntata è stata abbastanza facile barra difficile, perché il nostro pollo oggi è un pollo che ha vissuto in una marea di pollo. Praticamente, se ti dico solo, Una marea di si è fatto polli. tutti i continenti, tutti i paesi, tutto. Quindi alla fine non ce l'ho una maglietta di tutto il mondo, e quindi ho deciso Vabbè. per la maglietta del posto dove sta attualmente, cioè USA. Giusto. USA. USA, Per quindi si una collega volta azzeccato, eternamente. insomma, Per per una una volta volta, azzeccato. finalmente, è logica. Quindi Rolfino, la accendiamo, la confermiamo, Accendiamo, ci per questa basta. volta si è salvato il man. Si è salvato il Possiamo man, dargli mamma mia, l'abbuono. bellissimo, bellissimo. Allora noi riconfermiamo le cuffie bianche del nostro Rolfino Ah, vicino vabbè, alla sono freccia, sono troppo belli. piaciute. Esatto, troppo belli. Allora, Guarda che vince non... non si cambia, bravo, bravissimo, mi piace eh. questa attitudine. E allora non resta che gustarci l'intro che ha preparato il nostro man e gustarci quest'altro pollo che sta per entrare. E non vedo l'ora di conoscerlo, gli devo fare tantissime domande perché quando in redazione sono arrivate le informazioni su di lui, mi sono messo a leggere, mi sono messo lì a guardare tutto quello che rappresentava questa persona, questo pollo, ed è molto curioso perché bisogna chiedersi oggi perché, perché. Quindi, man, allora, quando vuoi, dalla regia, abbiamo riconfermato i ragazzi, chiama la nostra intro. Lascia, lancia, lancia, lancia. Il pollo di oggi è un pollo molto speciale. Più che un pollo, sembrerebbe un piccione viaggiatore per tutti i paesi che ha visitato. Parliamo sempre di come i nostri polli abbiano viaggiato in giro per il mondo, ma lui possiamo dire che il giro del mondo lo ha fatto sul serio. 139 paesi visitati. Cioè, Mamma mia, ragazzi. tour completo dell'Africa nella maniera più autonoma possibile. Continente americano concluso. Europa e Asia quasi concluse. Insomma, un inizio di stagione col botto. Ci Ragazzi, risponde dall'America,
dove siamo pronti a cantare insieme a lui Sweet Home Alabama. No, potevi intonare un minimo, no, però esatto. Intona la canzone oppure intona la sua presentazione, allora. Vai, vai, quindi insomma, senza ulteriori indugi, diamo il benvenuto al pollo del giorno, Christian Biemi. Bravo, ciao Christian, benvenuto. Ciao Christian. Ciao, 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 ragazzi, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Come stai? Bravo. Tutto bene, tutto bene. Mi avete fatto fare la levataccia stamattina, ma tutto bene. È colpa del Frank, è sempre colpa del Frank. Colpa mia, è sempre colpa mia di default, quindi non è colpa del Frank, del man. Esatto, esatto. Che ore sono lì dall'America? 7.43 di mattina. 7.43, da dove digiti? Bella, ti parla che è Cozzalone, da dove digiti? Da Mobile, Alabama, il sud dell'Alabama. Alabama. Sul mare, sul golfo. Per quello ho fatto la canzone, ragazzi, Sweet Home Alabama. Sì, cioè, vabbè, ma la potevi intonare un minimo, cioè nel senso... Sweet Home Alabama! Ok, io sono, sono stonatissimo. Era meglio di no, ok. Era meglio di no. È il momento del Mardi Gras qua, da queste parti, quindi c'è festa tutte le sere. È il nostro tipo carnevale che si fa negli Stati del Sud. È vero, c'è il carnevale quello lì, vabbè, io l'ho visto non tanto a New Orleans, ho visto che là è fuori di terra. Adesso quello più famoso diciamo è New Orleans, però c'è dove te l'hai visto? Diciamo comunque torniamo seri. Torniamo seri, meglio continuare la nostra interview, meglio iniziare la nostra interview, ma come di consuetudine, ragazzi, voi lo sapete, guarda, io metto il Christian sopra, e Christian, prima di iniziare la nostra bellissima interview, il nostro bellissimo viaggio, tu ci porterai in giro per il mondo, noi come di consuetudine chiediamo al nostro pollo di riscaldare la voce, in questo caso dovrai leggere per una volta, una semplice volta, lo scioglilingua che sta per uscire qua sotto. Dietro il palazzo c'è un povero cane pazzo, chi darà un pezzo di pane a quel povero pazzo cane? Signori, era troppo semplice. Esatto, sono le 7:15, 7:30 lì in America, ma Christian è già sveglio, ha già preso il caffè americano, cioè, spero che tu prenda comunque lì anche in America l'espresso e non il caffè americano. Devo trovare una macchina, no, per ora mi faccio l'americano. Okay. Ah, ti fai l'americano? Va bene, allora. Io lo facciano buono, almeno. Si chiama americano per un motivo, no? Esatto. No, dai. Bevibile. Esatto. Ok, almeno, dai. Va bene, allora, curiosi di conoscere Christian? Christian, io ti lancio la prima domanda ufficiale della nostra interview. Quindi, in bocca al lupo, che dalla regia le origini. Cosa facevi prima di questa vita di viaggi? Perché comunque... tu sei stato contattato dalla redazione e quando è arrivata la tua storia sul tavolo, abbiamo visto che comunque 139 paesi visitati è un buon bottino. Io non riuscirei a arrivare neanche a 20 in tutta la mia vita. Quindi, più che altro, cosa facevi prima di questa grandissima vita che poi ci racconterai dopo? Ho sempre fatto l'elettricista, ho studiato come tutti fino a raggiungere il diploma, ho fatto l'ITIS. Sono perito elettrotecnico e ho sempre fatto l'elettricista, l'impiantista, facevo qualche trasferta, ma magari in Italia, soprattutto Lombardia. Io sono di Brescia, ho 45 anni, quindi ero sposato, sono sposato abbastanza giovane, poi mi sono divorziato dopo 7 anni, quindi a 28 anni ho cominciato a viaggiare, ho colto l'occasione che mi hanno proposto questo viaggio per lavoro in Turchia, per un'azienda di Brescia, che gli serviva un supervisore in sito per seguire dei lavori. Sono partito un po' anch'io così, perché non conoscevo gli impianti, era stata una sfida, però l'ho accettata, avevo comunque intenzione di viaggiare, di lasciare un po' l'Italia dopo il divorzio, e da lì poi è nato tutto, da lì non mi sono più fermato, anche perché poi quando si comincia poi è difficile fermarsi. Insomma, possiamo dire che il divorzio è stato il voltare pagina, il nuovo cambio. Chissà come mai, no? Sempre, se si riparte sempre da quello. Quindi voi ragazzi vi siete sposati, attenti. Esatto. Ogni storia a sé, ovviamente. Comunque, ovvio. Diciamo che è andata bene, un po' la fortuna, un po' l'incoscienza, un po' il coraggio, mettetela come volete, ho cominciato questa avventura qua che mi ha permesso poi di trasformare la mia vita. Io per curiosità lo chiederei, qual è stato il primo paese che hai visitato? Cioè da dove è nato tutto proprio?
Il primo viaggio. Il primo paese, beh, ero molto giovane, a parte l'Europa, l'Olanda a 16 anni, la Spagna, okay. Fuori Europa, diciamo, a 18 anni sono andato in Colombia con un amico. Ok. Quindi Sud America. Per curiosità, per vedere, no? È iniziato così, vediamo. Sì, sì, no, avevamo un amico che viveva là, che viveva a Taganga. Abbiamo fatto Colombia, poi Messico, insomma, poi un paese del Sud America. Salti da un paese all'altro, ovviamente, ne approfitti, perché poi, no, immagino, girando viene sempre più voglia di vedere, conoscere, no? In base al posto in cui sei. No, esatto, quindi... ti volevo dire, e quando ti è venuta proprio l'idea mi finisco il mondo, cioè lo giro tutto? C'è stato un momento in cui hai deciso, ma sai che a sto punto, visto che ci siamo, ho fatto 100, faccio 139. No, è un po' che ci penso sinceramente, anche perché quando poi i numeri cominciano a aumentare, diciamo che i primi 50 paesi è abbastanza facile, se giri solo tutta l'Europa sei già a 50, voglio dire, quindi sì. Senza visti o con pochi visti, e quindi vai. Dopodiché cominci ad avere il traguardo dei 100. Io sono riuscito ad arrivare ai 100. Il mio centesimo è stata l'Australia nel 2018, mi sembra. Dove poi io durante questi viaggi scrivo parecchio, quindi avevo pubblicato anche un libro, i miei primi 100, quando sono arrivato poi a 100, che racconta un po' tutte le mie varie avventure nel mondo. Poi chiaro, arrivi a 100 e comunque la fame è ancora tanta, dici vabbè, ma a sto punto andiamo avanti. Certo. Perché non vederli tutti? E perché non vederli tutti a questo punto? Non sarà facile, perché adesso comunque ci sono almeno 30-40 piccole isole tra Caraibi e Pacifico, quindi lì diventa anche oneroso raggiungerle. Però diciamo che l'ultimo viaggio che ho fatto mi ha dato una grossa botta, ne ho fatti più di 30 nuovi, diciamo. Wow. Hai fatto qualche festa quando sei arrivato a 100? Come hai festeggiato i 100? Oltre a pubblicare il libro? Ero con la mia fidanzata in Australia, quindi lì abbiamo fatto le foto di rito con il 100, con i gonfiabili sul tetto della macchina. Ero vicino a Perth, nella West Coast dell'Australia. Sì, dopo lì ho festeggiato un po' con lei, però niente di che, anche perché eravamo solo io e lei, quindi non è che dovevamo fare grandi festoni. Quindi però... cena romantica. Esatto, le solite cose. Cena romantica sulla Jeep, ovviamente, perché avevo noleggiato che l'Australia è molto cara, quindi se vai in giro a ristoranti e hotel ci vuole un budget fuori di testa, quindi il modo giusto per girare l'Australia, comunque con un van dove ci dormi dentro, avevamo la rooftop tent, la tenda sopra il tetto, 4x4, e poi ci cucinavamo sulla Jeep, avevamo fatto la cenetta lì sul riva, sul mare. Che è anche più figo, secondo me. È anche un po' più figo. Anche perché è il modo ideale, anche perché le distanze in Australia sono enormi, quindi poi rischi di dover guidare ora per raggiungere un posto dove poter dormire. Non dico che è l'unico modo possibile per girarla tutta. Però chiaro, poi se stai fermo in un posto no, però se hai intenzione di fare un viaggio itinerante in Australia devi avere una macchina dove ci dormi. Per forza, se no poi puoi raggiungere i posti. E infatti io conosco diverse persone che in realtà arrivano in un punto, noleggiano un van, comprano un van e poi lo lasciano dall'altra parte, che c'è proprio un rigiro di compravendita di van, di gente che fa proprio questo in Australia. Conviene comprarlo un van. L'unica cosa che io ho optato per non comprarlo, perché ho voluto fare la prima parte, la West Coast, con un fuoristrada, con un 4x4, perché volevo andare un po'... A me piace guidare fuoristrada. Se compri un van, sulla parte est non ti serve, perché è tutto asfaltato. Quindi avrei dovuto avere due mezzi, quindi diventava un po' complicato. Comunque devi avere il tempo di trovarlo, devi aspettare di rivenderlo. Cioè, devi avere un po' il tempo molto elastico. Io avevo comunque 6 mesi, non avevo tantissimo, perché non è poco, per l'amor di Dio, però avevo comunque un limite, quindi se poi non riuscivo a vendere, che facevo? Poi abbassavi i prezzi e perdevi, ci andavi a perdere, oppure affidarti a qualcuno, la soluzione c'è sempre. Comunque ho optato per un 4x4 per la East Coast, ho fatto da Perth tutta la costa ovest a nord fino a Darwin. Poi da lì sono sceso, ho attraversato l'Outback, una volta sceso ad Adelaide, poi ho scambiato il noleggio e ho preso un van di quelli lì classici, Volkswagen,
tutti pitturati, vanno di moda in Australia. Sì, 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 sì. Tutti aerografati con quei rasta che spuma le cannoni, quelle cose lì, insomma. Tornando un pochettino all'inizio, che ora abbiamo saltato a 100, ma prima c'è stato un 1, un 2, un 3 e quant'altro. Il primo paese dove quindi ci stavi dicendo è effettivamente vissuto è stata la Turchia, giusto? Sì, sono stato per lavoro e sono stato quasi un anno in Turchia. Sì. Com'è stata questa prima esperienza di vita vissuta all'estero in un paese che non conosci? Cioè, la prima volta che vivi effettivamente fuori per un lungo termine in un paese che non conosci, con cultura diversa e quant'altro, com'è stata l'esperienza? Assolutamente positiva, e infatti è da lì poi che è nata molto la voglia ancora, anche se comunque ero già stato in alcuni viaggi, li avevo fatti, ma i classici viaggi di 2-3 settimane, un mese massimo, una volta l'anno, perché comunque avevo un lavoro da dipendente, stipendiato, e quindi facevo le classiche vacanze, diciamo. Da lì è cambiato proprio il mio stile di vita. È stata super positiva l'esperienza, mi sono trovato benissimo, anche se ero comunque dalla parte un po' più conservatrice della Turchia, ero a est, vicino ai confini con la Siria, che non è Istanbul. La Turchia è immensa, è completamente diversa da Istanbul o Ankara, oppure dal sud o all'est, vicino all'Iraq, al Kurdistan. Sì. E comunque è stata un'esperienza... Ci sono proprio due Turchie, che a Istanbul le divide, la parte della Turchia europea e la Turchia asiatica. Sì, è la città, perché ci passa davanti, in mezzo al fiume. Quello è un discorso un po' se che c'è la parte musulmana e la parte europea, che diciamo che no, che poi non è vero, però vabbè, fondamentalmente è così. Però la Turchia comunque è una parte che si chiama addirittura Kurdistan, che lì ha un grosso problema, però vabbè, ci sarebbe da parlarne per ore. Comunque sono stato molto colpito dai turchi, sono della gente bellissima, mi sono trovato benissimo, poi ho avuto anche una fidanzata locale, ecco, in genere poi quando sto a lungo tempo riesco sempre comunque a trovare. A trovarti una fidanzata locale. Quindi... Fidanzata a breve termine. Ma porti il conto anche di quello, cioè che numero sei? 39 ragazze quindi hai avuto. Le non le ho contate, quello no, mi è un po' antipatico contarle, non sono dei in effetti sì. Per dare però l'idea alle persone che ci stanno seguendo della scelta di Christian di andare in giro per il mondo, in redazione sono anche arrivate delle foto, dei documenti, che tipo di foto, di tutte le ragazze di Christian, immagino. No, più che altro, questo è Christian. Christian ha scelto questo stile di vita, ha messo su un camioncino, un caravan, e sta toccando tutti i paesi del mondo. E quindi, più che altro, se Christian vuoi, nel frattempo, mentre dalla regia si svegliano e passano con altre fotografie, vuoi un attimino raccontare esatto la tua storia in Africa? Sì, è stata ero in Russia a lavoro e mi sono innamorato di questo qua. È stato il più grande amore della mia vita. Mi dispiace per le donne, ma questo è stato il più grande amore, questo mezzo qua che si chiama Watts. E tutti i russi lo chiamano Buhanka, perché significa in pagnotta, significa, scusa, in russo significa pagnotta. E mi sono innamorato di questo mezzo qua, ne ho comprato uno nuovo a Ekaterinburg, nel Urali. L'ho guidato fino in Italia, l'ho immatricolato, che non è stato facile, comunque è complicato. L'ho camperizzato dentro in modo molto basilare. A me piace anche parlare di soldi, perché spesso la gente dice, vabbè, ma tu chissà quanti soldi... No, io non ho nessun segreto. L'ho comprato a 13.000 euro nuovo e l'ho camperizzato con 4-5.000 euro. Insomma, con 20-25.000 euro, incluso l'immatricolazione, avevo un mezzo 4x4 molto forte per partire. Ma questo perché le compra? Perché in Russia costa di meno. Incredibile, però. Perché in Russia costa un po' di meno, l'ho pagato di meno, sì. Comunque sono mezzi che trovavi, purtroppo per la guerra, adesso è difficile reperirlo. Però c'è un mercato in Europa... Di seconda mano ce n'è ancora parecchio, nuovi adesso si fa fatica a trovarli, però c'è ancora. Finirà sta maledetta guerra. Cosa intendi per camperizzato? Nel senso, metti un letto dentro, metti una cucina, metti un bagno? Ho messo un letto, l'ho fatto per 1/2 persone, chiaramente. Io sono partito da solo. Sì, un letto, un cucinino, ma quello lì da campeggio, molto semplice, un frigo, un pannello fotovoltaico con le batterie aggiuntive, delle luci,
il tendalino esterno per poter coprire in caso di pioggia. Bueno, quello è poca roba, l'essenziale, proprio l'essenziale. Cosa ti ha fatto innamorare di questo? Cioè, rispetto agli altri 4x4 fuori strada, cioè cosa c'ha in più questo modello di... Tanti proiettili, no, scherzo. Sì. No, purtroppo no, anche perché comunque se si guarda l'affidabilità non era da comprare, voglio dire, perché comunque il problema... Cioè, è un mezzo che dà un sacco di problemi, questo non lo nascondo. Però è unico, la forma, la linea... Oh, è fantastico, è troppo figo. Quindi è stata una cosa di cuore. Esatto. No, infatti la Watts sono dei mezzi che io ho conosciuto un po' di chiamano i Wazzari in Italia, e tutta gente comunque di nicchia che deve avere proprio una passione per la Watts, altrimenti non ha senso comprare Watts, perché comunque ti crea un sacco di problemi. Ma non è nato come 4x4, giusto? Cioè non nasce come veicolo per esterni, insomma, per... No, nasce come 4x4, nasce come 4x4. Io l'ho portato originale in Africa. Ok. Diciamo, 4x4 è che l'ho scelto per andare in Africa per due motivi essenziali, anzi tre. Uno perché è bellissimo e mi piace. Due perché comunque è un 4x4 molto forte, e il terzo soprattutto è che è puro meccanico, non c'è elettronica, quindi comunque facilmente aggiustabile. Okay. Questa era l'altra domanda che ti volevo fare. Quindi tu sei nato, sei elettricista, ma quindi ora, dopo tutti questi viaggi e così, sei diventato anche meccanico? Cioè, nel senso, se succede qualcosa alla... Di necessità virtù, dicono, alla fine è qualcosa ho imparato a fare, cioè, però non è... definirmi meccanico, no, non sono così... però qualcosa alla fine poi ho imparato, chiaro, quando poi resti in panne da qualche parte... In qualche modo devi arrangiarti. È una situazione strana in cui ti sei trovato, no? Mentre eri in viaggio con il tuo carro. Una delle tante, diciamo, in Nigeria mi si è dissaldato tutto il paraurti davanti, la forza di prendere buche, perché poi nel West Africa sono veramente difficili. Poi magari entreremo un po' nel dettaglio del viaggio africano, però. Sì, e lì praticamente ho dovuto per forza trovare qualcuno, ma ero in mezzo alle montagne della Nigeria. E alla fine ho trovato un villaggetto, mi sono fermato. Il bello dell'Africa è che trovi sempre tutto. Se tu cerchi un falegname, un fabbro, qualunque, ti dicono sempre lì, c'è sempre vicino a te, c'è sempre qualcuno a modo loro, con le loro incredibile, con le loro a modo loro, diciamo, però comunque fanno tutto, sono attrezzati. Quindi, sono arrivato in sto villaggio, questo qua aveva una saldatrice fatta con gli avvolgimenti a mano. Una saldatrice se l'era autofabbricata lui, e mi fa: ma sì, guarda, no, non c'è problema, metto a posto io. Poi lo guardo, avevo un braccio solo, e vabbè, quindi alla fine ce l'ha fatta, gli ho dato una mano nel vero senso della parola, e alla fine siamo riusciti a saldarlo e sono riuscito ad andare avanti. Poi, quando una volta arrivato in camera, uno ha dovuto fare qualcosa un po' più di ma questo in che lingua? Forte. Inglese. Con inglese e francese giri il 90% dell'Africa. Tu parli sia inglese che francese? Francese molto male, però lo parlo, sì. Inglese bene, spagnolo bene, portoghese un quindi po'. Quindi mi vuoi dire che ovunque, in qualsiasi paese dove hai viaggiato, mo escludendo i paesi principali, però parlo dove quando sei andavi nei paesini così, non ti sei mai trovato in difficoltà con l'inglese, cioè che nessuno parlava inglese? Parlavano sempre inglese. No, quasi mai, lasciami dire, parlano inglese, tranne nelle grandi città, nei paesini non parlano, anche nei paesi francofoni in Africa che parlano francese, comunque sono pochi perché sono quelli che li sono istruiti, nei villaggi parlano lingue locali chiaramente, in famiglia si parla la lingua locale, e a scuola poi ti insegnano la lingua del colonizzatore. E come facevi? Cioè nel senso per farti capire, cioè a gesti? Non è che hai bisogno di fare grandi discorsi a volte. Infatti, è molto semplice a farsi capire. Le cose basilari, anzi, spesso diventa anche divertente, diventa quasi una sfida tra... Io, a me piace molto interagire con i bambini, no? E lì non serve parlarsi, guarda, basta fare... Io faccio palloncini, faccio un po' di micromagia, basta. Che figata! E ti rendi conto, facendo queste piccole cosine qua, che le reazioni dei bambini in tutto il mondo sono uguali. Dal brasiliano all'indonesiano al kenyota sono sempre uguali le reazioni dei bambini.
Wow, bellissimo. Guarda, Christian, dalla regia rimettono nuovamente questa mappa con tutti i tuoi posti, tutto il tuo giro in Africa che hai fatto. Quindi, intanto la domanda è, in quanto hai fatto il giro periferico di tutta l'Africa? Perché alla fine l'Africa non è come la Sicilia, non è così piccola. Ci sarei stato un paio d'anni o un anno, non lo so. 14 mesi ci ho messo, ho lasciato l'Italia nel settembre 2022, sono rientrato a novembre dell'anno scorso, più di 70.000 chilometri, 74.000 chilometri. Wow, fammi capire una cosa. Allora, quando tu decidi di andare in viaggio e scoprire un nuovo continente, no? Cioè, l'idea mia è quella che tu non vai a cercare delle zone di campeggio dove poi metti il tuo caravan e dormi. Cioè, tu per esempio viaggi per un paio d'ore, poi hai sonno, ti fermi e dormi. Oppure viaggi per un paio d'ore, hai bisogno di mangiare, ti fermi e mangi. Questa è l'idea del tuo viaggio, l'idea di scoprire il mondo, corretto? Esatto. E non faccio mai programmi a lungo termine, anche perché soprattutto in un continente come l'Africa i programmi vengono smentiti appena dopo che hai finito di farli. C'è sempre comunque l'imprevisto dietro l'angolo, quindi non ha neanche senso, secondo me, fare programmi a lungo termine. Vivevo un po' la giornata. Per dormire io ho sempre dormito in libera, nel senso dove capita, chiaramente con un po' di criterio, perché comunque anche in Africa, adesso non è che voglio dire che l'Africa è tutta bella, tutta sicura, ci sono, soprattutto nelle grandi città, sono pericolose, e il posto peggiore per dormire sono le periferie, ma questo vale in tutto il mondo, non solo in Africa. Ovvio. Quindi cercavo, hanno cercato di derubarti, tipo qualche aneddoto. È successo anche, infatti, che mi hanno derubato una volta in Ghana, ad Accra. Vuoi raccontare? Ad Accra? Abbiamo pure avuto un pollo che ha raccontato la sua storia e si è collegato da Accra. Magari ce lo dicevi prima, avvertivamo lui e magari ti proteggeva. No, a parte gli scherzi, se vuoi raccontare... Stato troppo tardi. Esatto, no, se vuoi raccontare quell'aneddoto, sì. Stavo dormendo in libera, lì vicino ad Accra, praticamente è sul mare Accra, e ho trovato praticamente questo ristorante che aveva un grosso parcheggio con una guardia, e niente, ho chiesto se per cortesia potevo dormire lì a titolo gratuito nel parcheggio. Ho detto sì sì, ho preso qualcosina da mangiare lì a questo chioschetto sulla spiaggia, e poi ho detto vabbè, c'è il mare, era ancora giorno, sono state le 6 di sera, 5 di sera, vado a fare un tuffo in mare. Ho messo il costume, ho chiuso tutto, però mi sono dimenticato di chiudere a chiave il portellone dietro, e che essendo a parte il colore della pelle, poi comunque con un mezzo così ho sempre tutti gli occhi addosso della gente, certo, e quindi io mi sono abituato ormai ad avere gli occhi addosso, quindi non ci faccio caso più di tanto, e quindi vabbè, probabilmente qualcuno ha visto che non avevo chiuso a chiave il portellone, e l'occasione sicuramente ne ha approfittato e mi ha rubato il marsupio da dentro. Quando sono rientrato non c'era più niente. Quindi pure i documenti ti hanno rubato? No, fortunatamente il passaporto era nascosto, mi hanno rubato qualche cosa, i contanti, classico marsupio, più che altro che c'era dentro la patente e le carte di credito. Quindi carte di credito le ho fatte rimandare dalla banca, ho fatto fare il DHL da mio fratello. Per la patente è un problema, però io avevo la patente internazionale, e quindi ho detto vabbè, io sono andato in ambasciata ad Accra, ma mi hanno detto guarda, la patente non possiamo rifartela, ti faremo sapere. Sì, le ambasciate in Italia, auguro a tutti di non averne bisogno, perché mi chiudono la porta in faccia. Guarda, io purtroppo ho avuto a che fare con qualche ambasciata, e mamma mia. Ma una domanda, perché hai dovuto bloccare poi le carte di credito, cioè, ma nel frattempo eri pure in viaggio. Cioè, poi magari la banca a quel punto ti ha chiesto ok, dove gliele mandiamo? Tu magari gli hai detto non so dove sarò domani, ecco. Cioè, come hai fatto poi? Diciamo che un trucchetto è sempre avere il piano B, nel senso, io avevo un posto, poi avendo un mezzo tuo è più facile, avevo nascosto un'altra carta di credito, una prepagata con qualche soldino in contanti nascosti, quindi con quelli sono uscito, ero in Ghana, sono riuscito ad attraversare Togo, Benin, Nigeria, me li sono fatti mandare in Camerun. Cioè, avevo calcolato più o meno dove sarei arrivato con la tempistica dell'invio delle nuove, e ho dato l'indirizzo di Yaoundé, che è la capitale del Camerun. Quindi sono riuscito ad andare avanti, e
mi sono arrivato e poi... E dove in Camerun te la fai spedire? Tipo in banca direttamente? Cioè dove DHL e poi è meglio prendere un DHL vicino all'aeroporto, così fa meno strada possibile, perché poi in Africa si perde tutto. Sì, perché quindi arrivi al DHL in aeroporto, si ferma lì, poi vado io a prenderlo, gli dico. Certo. Ah, ottimo, perfetto così. Wow, quindi questa quindi è l'idea comunque. La guardia del parcheggio è stata inutile, insomma. Non c'era ancora perché si mette di notte la guardia. Ma vedete che l'avevo conosciuta, poi era lì anche lui a farsi un po' i fatti suoi, perché comunque... Ma posso dire, secondo me mi puzza è stato lui, perché ha fatto tanto l'amicone, ha visto che non è chiuso, com'è? Oh, ci provo, vado. Ma guarda, tutto è possibile, però va bene. Ma quindi, cioè, sì. In un viaggio di 14 mesi in Africa, in posti anche sperduti, in posti anche dove, anche di guerra, cioè ci stanno la guerra in alcuni paesi, questa è stata la situazione più, cioè dove ti... L'unica situazione dove ti hanno derubato, dove è successo qualcosa? Cioè, nel senso, no. Sei stato... Ah, ok. No, perché se spesso capita. Allora, diciamo che questa è l'unica momento in cui mi hanno derubato. Poi di aneddoti ce ne sarebbero da raccontare a bizzecca. Potrei raccontare in Burkina Faso mi hanno arrestato, per esempio. Ah, bene. Che detta così, sono stato in galera per mesi. No, si tratta tutto, si è svolto in una giornata, però... Mi hanno arrestato, interrogato per ore. E... Devo raccontare l'aneddoto? Se vuoi, noi siamo curiosi di sapere il più possibile. Noi siamo qui per questo. Siamo per curiosi. Tutte le informazioni possibili. Sì, ho attraversato, un passo indietro, avevo preso a bordo una ragazza australiana che avevo conosciuto a Freetown, in Sierra Leone, all'ambasciata nigeriana per poter fare il visto. Perché un altro grosso problema di viaggiare in Africa... e fare i visti di ogni paese. Io sono partito senza visti, senza neanche informarmi, ho imparato tutto poi man mano, perché diciamo che è stato il primo mio grande viaggio guidando un mezzo. Io ho sempre fatto viaggi overland, però sempre in autostop, treni, autobus. A me piacciono i viaggi via terra, li ho sempre fatti, però così con un mezzo mio è la prima volta. E devo dire che cambia molto, poi magari parliamo anche di questo aspetto del viaggiare con un mezzo proprio. Cambia nel bene e nel male. Quindi niente, soprattutto in West Africa, quindi dal Senegal scendendo fino al Camerun, è la parte più difficile dell'Africa, sia per un discorso di strade e soprattutto di checkpoint, cioè posti di blocco, la polizia è corrotta, è veramente a volte intollerabile. E i visti, ogni paese quindi mazzette su mazzette ambasciate. E per forza ci provano sempre con le mazzette. Io ti dico la verità, sono sincero, non ho mai pagato, a meno che non abbia sbagliato, però in genere stavo attento però loro puntano sul fatto che tu sei di fretta, ti chiedono i soldi, ti continuano a cercano insomma di estorcerti si dice bribing in inglese. Sono minacciosi, tipo si mettono... Alcuni sono pericolosi, alcuni sono aggressivi, sì. Alcuni pericolosi, scusano, aggressivi. Aggressivi. Bisogna mantenere un po' la calma e dopo, sai, quando ne fai un tot, impari anche a... Gestire. A sapere gestire la cosa, diventa poi un gioco tra te e loro, devi giocare due carte, loro giocano le loro, devi saper giocare, insomma. Se ti dico solo in Nigeria ne ho fatti 325 di checkpoint, che a un certo punto li contavo con una birra su un po' di carta, che è impossibile, sono troppi. Però comunque ce ne sono ovunque. Un grande mercato ormai lì, no? Ci guadagnano soldi, giustamente. Ma sai, è gente che, anche se comunque fa parte dell'esercito, della polizia, è gente che lotta per sopravvivere, cioè, alla fine è gente che veramente fa fatica in certi paesi. Quindi loro ti vedono bianco e con una macchina... Per loro sei ricco, non sanno un cazzo il tuo background, non gliene frega poco. Per loro comunque sanno che hai soldi in tasca e una banconota cercano di spillarla dalle tasche. Certo. Ci sta. Loro. È così. La situazione che vivono loro magari. Certo. È comprensibile anche, insomma. E com'è che sei finito in prigione però alla fine? Fatto un po' troppo lungo il passo indietro. No, praticamente avevo a bordo questa ragazza australiana che avevo conosciuto qualche paese prima e eravamo entrati in Mali, dalla Costa d'Avorio, e poi abbiamo incrociato in Burkina Faso. In Burkina Faso dovevamo fare questo visto che si chiama visa d'intent,
per poter entrare in Togo e Benin. È un visto praticamente che racchiude questa comunità di più nazioni e insomma conveniva farlo, però è un visto particolare che non si fa in un'ambasciata ma si fa in una stazione di polizia. Non trovavamo questa stazione di polizia, ci siamo divisi. A un certo punto io l'ho trovata e dalla strada faccio una foto all'insegna per mandargliela su WhatsApp. Terrorista, no, siete terroristati, no? Esatto, abbiamo visto i militari fare la foto, ora è assolutamente vietato fare le foto ci a checkpoint, sì, posti di blocco, frontiere, ma questo lo sapevo. Però una stazione di polizia dalla strada non pensavo che fosse così grave. Mi hanno preso da militare, mi hanno portato dentro, io l'ho spiegato tutto, mi hanno requisito il telefono. Erano le 9 di mattina, per 12 ore ho dovuto raccontare tutta la mia vita. Hanno chiamato quelli per cui lavoro in Italia, hanno chiamato... il mio furgone era parcheggiato in un convento delle suore, lì in centro a Ouagadougou, che è la capitale del Burkina. E, insomma, sono stati 12 ore che all'inizio ero un po' preoccupato, nel senso che guarda, cosa mi fanno, che prendo una foto, ho detto, ma cancellala. Tra l'altro poi la tipa è arrivata, la ragazza Ivona è arrivata lì nella stazione di polizia, l'hanno fermata e lei ha confermato quello che avevo detto io. Insomma, un po' ci hanno voluto un po' giocare sti qua, non lo so, poi alla fine dopo un po' di ore mi sono reso conto che era solo perdita di tempo, l'ho preso un po' così all'inizio, ero un po' spaventato, poi dopo 12 ore insomma due pacche sulle spalle, due risate e mi hanno lasciato andare. Quindi Polleria Italia non è la tua prima volta in un podcast, hai già fatto 12 ore di interview con la polizia locale di Burkina Faso. 12 ore di interview, bellissimo. Chissà quanti aneddoti hai raccontato. Sì, in francese, col mio francese è pessimo tra l'altro, quindi ma ti raccomando. Forse era quello il problema, perché loro erano talmente incuriositi, no? Ti facevano magari ripetere le cose. Vedi, dobbiamo arrestarlo anche noi ragazzi, è fatto. Ma non ci credo. Ho fatto la lezione bellissimo. Di francese più lunga della mia vita comunque. Bellissimo, bellissimo. Ma più che altro, se possiamo chiedere, tu hai fatto 14 mesi questo giro dell'Africa, vuoi parlare un attimino di costi complessivi? Cioè, se possiamo, quanto è costato in totale questo giro dell'Africa, ecco? Sì, tra benzina, anche perché guarda, sui social la domanda più frequente è ma con che soldi, dove vai, ma sei ricco, c'è il papà dentista, c'è il papà polizia. Allora io premesso, sono in una famiglia semplicissima di operai, mio papà lavorava alla Fiat, quindi quello che ho me lo sono guadagnato, faccio questo lavoro qua che mi permette di guadagnare qualcosina in più e vi ho spiegato come ci sono subentrato in questo lavoro qua, quindi nulla di eccezionale. E permette di guadagnare qualcosina in più e mi permette di avere delle finestre più o meno lunghe che io mi gestisco facilmente. C'era un attimo uno stop di questi impianti qua, quindi è iniziato, dovevo fare uno grosso altro impianto in Russia, scoppiata la guerra, ho detto boh, parto. 14 mesi, allora, parliamo di spese fisse. Le spese fisse ho speso solo di benzina, a fare tutti i 70.000 chilometri, quasi 10.000 euro. Solo di benzina, più visti, tasse stradali, assicurazioni nel mezzo, perché poi ogni paese devi pagare, bisogna avere un carnet di passage, che è praticamente un passaporto nel mezzo che si fa tramite l'ACI, e comunque vanno pagate delle piccole tasse ogni paese, assicurazioni varie, insomma che sono altri 6.000 euro. Quindi totale spese fisse 16.000 euro. Poi diciamo che io ho speso un gran poco per il resto, perché io sono uno che sono molto minimalista, sono sempre cucinato qualcosa, comunque anche il cibo, se mangi per strada in Africa con un dollaro o due tu hai un pasto, quindi non è un problema. Tanta frutta, poi comunque mangi per strada, se mangia come loro, chiaro, se vai, cominci ad andare in hotel, cominci ad andare ai ristoranti, anche l'Africa è cara. Sì, ma io mi ricordo che mi hanno detto che se mangi per strada, cioè è il rischio che vai che prendi la dissenteria, perché il nostro corpo non è abituato a quel tipo di vaccino pure magari. Sì, mi ricordo. Guarda, se anche negli hotel, voglio dire. Cioè, se... No, però in generale non siamo abituati noi col nostro corpo a quelle batterie. Io un po' sì, forse, non lo so, io non ho avuto problemi. Ma hai fatto qualche vaccino prima di partire per il viaggio? No, però ho fatto anche la malaria in questo viaggio qua. Ho preso la malaria in Costa d'Avorio.
Ma l'ho fatto per scelta, ora anche perché per la malaria non esiste un vaccino vero e proprio, esistono queste profilassi che praticamente devi prendere, ce ne sono vari tipi, però quello che ho visto io è una pastiglia in settimana, che però ha delle controindicazioni, quindi se fai un viaggio di 2, 3, 4 settimane, dici vabbè, io sto via 1-2 anni, prendo una pastiglia a settimana e mi spacca il fegato, quindi ho detto vabbè, non faccio nulla e con il rischio di... Però vabbè, anche la malaria, poi ho sempre avuto comunque in tasca, in Africa li vendono ovviamente in tutte le farmacie, cosa che non ti dicono in Italia e non le vendono, ma perché c'è un grosso mercato dietro le case farmaceutiche, questo è un altro discorso. Però in qualunque farmacia africana tu puoi comprare i test rapidi da fare nel dito e questo set di pastiglie che se tu le prendi all'inizio, quando però chiaro che se sei nella fase avanzata della malattia devi andare in ospedale. Però se sei ancora all'inizio, in 3 giorni ti debella la malattia. Ma e scusami, questo ma tu... l'ho provato sulla mia pelle per 2 volte, perché l'ho fatto una volta in Madagascar, 10 anni fa, e l'ho fatta adesso in Costa d'Avorio. Quindi tu il test lo facevi ogni giorno? Cioè ogni tot giorni facevi questo test? No. Avevi i sintomi. Quando cominciavi a avere dei sintomi, ne ho buttati via 2 o 3 del viaggio, che magari c'era solo un raffreddore o un malessere. Quando però cominci a sentire, sono sintomi influenzali alla fine, niente di più. E quindi quando cominci a sentire dei piccoli malori, ti fai il test, se è positivo, come mi era capitato a me lì nel nord della Costa d'Avorio. Sono andato comunque in una clinica, io ne ho fatto fare uno anche a loro, ho detto datemi conferma che sia malaria e che le pastiglie che ho vada bene. Adesso non mi ricordo il nome delle pastiglie, sinceramente non le ho qua. No, ma fa niente, più che altro la mia domanda è, quindi, cioè, tu durante il giro, esatto, in Africa, sei andato anche in ospedale, hai pure vissuto quella situazione lì, oppure l'hai presa in tempo e con le pastiglie hai risolto? Sono andato in ospedale, anche perché lì ero anche con la ragazza australiana, appunto, e mi ha dato una mano un po' lei, anche perché dura 3 giorni, di cui i primi 2 stai veramente, veramente male. Febbre, me la provava la tipa e non riuscivo a fare niente. Arrivavo anche a 41, 41 e mezzo di febbre, quindi ti immagini che la abbassavo a volte con la tachipirina, col paracetamolo, abbassavo la febbre, però non puoi continuare a prendere neanche paracetamolo. Quindi sono 2 giorni che stai molto male. Il terzo, così, io il 4° giorno già guidavo, sono andato in mali. È vero che in 3 giorni sparisce, però devi beccarlo in tempo. Questo è il trucco. Ti devi accorgere. Sì, devi avere questo test pungidito, perché se aspetti troppo è un casino. Diciamo che se fossi stato da solo, probabilmente sarei andato in clinica, perché comunque non ero in grado, non ero autosufficiente per 2 giorni, ma non ero autosufficiente. Wow, mamma mia. E lei mi portava dei succhi, delle cosine da mangiare, che poi, perlomeno per quando prendi le pastiglie, devi mangiare qualcosina, anche contro voglia, però... Se fossi stato da solo, penso che mi sarei fatto ricoverare in clinica. Ecco, comunque, premesso, io mi faccio sempre un'assicurazione sanitaria, privata. Ah, ok. Penso che sia il minimo. Ma poi, io l'ho fatta quando sono andato in America. In realtà l'assicurazione medica privata non è neanche tanto costosa. Cioè, è relativamente... Cioè, parliamo a livello di costi, non è che sia così tanto costosa. L'anno sono pagato 900 euro. Capito, un anno 900 euro in rapporto a quello che ci va. Ma sei coperto ovunque nel mondo. Io ho fatto quella che copriva tutto il mondo, sì, chiaro. Ci sono 2 o 3 paesi che non copre, ma non ci passavo. Ci sono, non mi sembra, Turkmenistan, 2 o 3 eccezioni. Sì. Io ho già usato anche per lavoro, e comunque è una di quelle che se hai bisogno. Io ero in Yemen per lavoro, sono venuti a prendermi con l'elicottero, mi hanno portato a Sanaa, la capitale. Non c'è niente da dire. Paghi qualcosina forse in più, però se hai bisogno, perché tutte le altre, tutte no. Ho avuto un'altra volta un problema in Messico con uno che costava molto meno, però alla fine non ho più visto niente, non mi hanno neanche ascoltato. A volte è meglio prendere quella che magari è un po' più titolata, spendi qualcosina in più, però sei sicuro che se hai bisogno fa qualcosa, altrimenti. A parte se voglio risparmiare e poi non mi aiutano, ora non la faccio neanche a questo punto. A parte l'assicurazione, le varie malattie cui si rischia quando si viaggia in questi paesi dove l'igiene è un po' trascurata, più che altro alla regia rimandano una fotografia che più che altro è un'icona del giro in Africa che hai fatto. Quello che ti voglio chiedere è che
il feeling, quello che hai vissuto quando hai incontrato tribù o persone che comunque ancora non vivono senza tecnologia, sono rimasti un po' antiche sul modo di vivere, i bambini, quando i bambini ti venivano ad abbracciare. E poi, secondo me, la domanda più importante che mi tengo già da giorni è: perché lo fai? Perché vai e incontri queste realtà? Cosa vuoi scoprire? Cosa stai cercando? Ecco. Bella domanda. Scusa, me la studiavo da giorni. Franky, no, rimettimelo in primo piano. Sì, te lo rimetto in primo piano, allora dai, che è giusto che sia così. No, quello che io cerco di far capire un po', anche lo scopo un po' di questo viaggio, è far conoscere un po' anche l'Africa da un altro punto di vista. E cercare di... Io mi sono convinto di questa cosa e vorrei cercare di allargare questo mio punto di vista, che il nostro stile di vita, o chiamiamolo occidentale così, non è detto che sia quello giusto, che sia quello... Cioè ce ne sono molti altri al mondo, a me piace scoprirli un po' tutti. E ti rendi conto che sono spesso più felici tanti altri con un modo e un stile di vita, con una cultura all'opposto della nostra. Però non è detto che la nostra tipologia, la nostra religione, la nostra tipologia di vita sia la cosa giusta, sia quella giusta, che gli altri sbaglino. Bisognerebbe cercare di guardare il mondo sotto questo punto di vista. Wow. E avere sempre gli occhi aperti e essere aperti a tutti, perché comunque la cultura è poter guardare, conoscere una cultura è poter guardare le cose da un altro punto di vista, con gli occhi con gli occhi loro. Certo. Perché se uno pensa all'Africa e pensa a questi tribù che sono lì, questi preistorici, cioè non è così, l'Africa è tutt'altro, l'Africa è immensa. La gente pensa che l'Africa sia un paese unico, ma no, cioè l'Africa, cioè dal Marocco al Madagascar ci sono delle differenze assurde, a parte i chilometri. Poi comunque culturalmente, ma anche nel paese stesso, se tu pensi che solo in Nigeria si parlano 250 lingue, ci sono 400 tribù etniche solo in Nigeria, cioè l'Africa è un mondo che io l'ho scoperto, ma in parte, un po' a modo mio e comunque una piccola parte. Cioè, comunque sia... per me scoprire per me è comunque un desiderio troppo grosso, io non, difficilmente riuscirò a fermarmi nella mia vita, mai dire mai, non lo so. Comunque sia, noi abbiamo avuto persone con te che vivono, hanno vissuto in Africa in diverse situazioni, e tutti ci hanno parlato benissimo, tutti hanno mangiano lo stesso messaggio. Esatto. Tutti hanno lasciato lo stesso messaggio, che l'Africa lanciata in giro dai mass media o nel pensiero comune non è quello che si va a provare, quando si va a provare sulla propria pelle. Sì, esatto. Sì, ma anche perché ora innanzitutto non è sbagliato parlare solo della gente. Se tu gli chiedi il nome di tre paesi in Africa, fanno fatica addirittura a dirli. Cioè l'Africa è veramente grande, va conosciuta un po', non dico nel dettaglio, però un po' va conosciuta con le sue grandi differenze. Cioè a volte mi facevano delle domande la gente, tipo: ma ci sono le strade in Africa, ma ci sono le macchine, ma c'è acqua? Certo. È un paese normalissimo l'Africa, certo. Che purtroppo vengono mandati questi messaggi che traviano un po' tutta la percezione di questo paese del terzo mondo, ancora sì. No? Terzo mondo, poi bisogna capire che cosa vuol dire con terzo mondo. Io ho trovato tantissima gente felice con veramente poco in questi villaggi. Tornando al discorso di dove dormire, io la maggior parte delle mie notti le ho passate in questi piccoli villaggi. Cercavo appunto le realtà, quelle un po' più piccole, che spesso sono veramente gruppi di 8, 10, 15 capanne, che sono magari due o tre famiglie, non è nemmeno un villaggio. Le vedevo magari un po' spostate, entravo dentro, la gente all'inizio è un po'... Certo. Un po' titubante, no? Mi vede sta bestia qua, arancio, che arriva ti guardano in modo un po' scettico. Quindi la mia tattica, bene o male, era sempre quella. Arrivavo lì, i bambini sono quelli che subito incuriositi, no? Che vengono lì, per me i bambini sono il top. I sorrisi dei bambini sono uno dei motivi per cui viaggio, riallacciandomi alla domanda di prima. E cominciavo a rompere un po' il ghiaccio con loro, palloncini. Qualche giochetto, due battute, due giochini. Ora lì comunque si ammorbidiscono tutti
Certo, poi anche arrivano certo. I genitori, loro mi portano da mangiare. Io spesso venivo nutrito anche da questa gente qua, anche se non gli chiedevo niente, mi davano cibo, ospitalità, non mi volevano far andare via la mattina dopo. E non ho mai percepito problemi di alcun tipo di sicurezza. Lì mi sentivo più sicuro che a dormire magari, in parcheggio a Brescia. Cioè. Magari hanno poco, ma quel poco che hanno lo condividono con te. E magari... sono grati. Cioè, sì, forse un po' ho capito l'idea che hai sul viaggiare e scoprire nuovi mondi, perché alla fine è quello che... perché vuoi scoprire nuovi valori. Noi... abitanti europei siamo cresciuti con determinati valori, però quello che stai cercando di fare è comunque andare per esempio in Africa e conoscere queste persone, questi locali, e capire come vivono loro la vita. Quindi quando la prossima domanda era: sono accoglienti? Sì, mi hai già risposto. Cioè, più che altro non so se in Europa avresti lo stesso trattamento. Entri in un villaggio sì, un po' tutti, magari i padri famiglia ti fermano e dicono che stai facendo, no? Invece dipende, lì... Frank, perché dipende proprio tornando a quel discorso, è un discorso di valori che secondo me nell'epoca attuale si è un po' andato a perdere. Io lo rivedo molto quando vado, per esempio, in Serbia, che mia moglie è da lì, e nei villaggi serbi questa cosa ancora si sente, perché sono indietro rispetto all'Italia, sono ancora indietro di 40 anni o quello che sia, i villaggi dico almeno, e lì ancora la vedi questo senso di accoglienza, questo senso di cercare di aiutare il prossimo. È una mentalità che secondo me meno hai e più tendi a dare, più hai certo. E più tendi a non dare. Sì, più che altro, dato che abbiamo parlato un po' di Africa, un bel po' di Africa, più che altro non è stato l'unico continente che hai visitato. Io sarei curioso magari di capire cosa hai trovato in India, o cosa stai trovando in America o in Sud America, qualche altro aneddoto. Se qui sei libero di parlare, dire quello che vuoi, Chris. Anche dell'Asia, quindi, magari, che abbiamo anche dell'Asia poco. Stessa, poi... esatto. Sta andando sul fuoco. Ma personalmente, guarda, parlo del peggio dove sono adesso. A me gli Stati Uniti non è che piacciono molto, soprattutto questi paesi qua del sud degli Stati Uniti, però è il mio personale giudizio. Però ci sono per lavoro adesso, quindi ben venga. Però se potessi scegliere, preferirei andare a lavorare in Messico rispetto agli Stati Uniti, per certo. Quanto mi riguarda. Il perché? Perché vabbè, qua soprattutto in quel... perché l'America non è New York, spesso anche qui c'è questo falso, no? Come riguarda l'Africa, per altri motivi, anche qua si pensa all'America, New York, Los Angeles, San Francisco, bellissime, ma l'America è ben altro. Le Americhe sono queste distese di questi paesi del Middle South, Middle North, Middle West, tutti questi enormi paesi dove la gente, lasciatemi passare il termine, un po' bigotta, secondo me, comunque sono pieni di armi. Sono razzistelli, qua è la patria del Ku Klux Klan, da quelle parti qua. Io non mi fermerei a bloccare in un villaggetto del luogo, eh. Io continuerei dritto, più l'ospitalità secondo me non è uguale. No, qua è molto meno, sì, qua è un altro mondo, però vabbè, insomma. Dopo sì, l'Asia l'ho fatta per due volte overland, una volta sono partito da Brescia col treno, ho fatto tutta l'Europa, sono entrato dall'Estonia, sono entrato in Russia, poi ho preso la Transiberiana, sono arrivato fino a Vladivostok, che è in fondo. Ho fatto 10 giorni su un treno senza mai scendere. Che figata! Però la figata Transiberiana è una cosa che consiglio a tutti di fare, è veramente, veramente bella. Poi da lì sono rientornato, sono sceso giù in Mongolia, altro paese che secondo me va visto, e poi... ecco, mi capiterà spesso che dirò questa frase qua, sarebbe da vedere. Quindi la Mongolia è molto bella, comunque ho passato giù in Cina, poi ho fatto Nepal, India. L'India è anche uno dei quei paesi dove spesso amici mi chiedono ma l'India com'è? Io ci sono stato tanto che per lavoro, quasi 2 anni anche per lavoro in India, tra vari viaggi. Dove sei stato? Allora, per piacere un po' ovunque, da Himachal Pradesh al nord, sull'Himalaya, ho fatto tutto... Varanasi, Delhi, Jaipur, Jodhpur, Rajasthan, sono andato giù nel Maharashtra, Orissa, poi ho fatto Kerala, Karnataka, fino giù al Tamil Nadu, che è giù in fondo.
Insomma, l'ho fatto un po' tutto, ho girato un po' tutto per lavoro, tanti posti, da Calcutta a Mumbai, a Bhubaneswar. Qualche aneddoto, qualche cosa, tra virgolette, strana che hai trovato in India? Sono stato io anche di recente lì in India per motivi di lavoro, ma... robe strane ce ne sono. Esatto, tantissime. No, dicevo che quando mi chiedono com'è l'India, dico, guarda, l'India è indescrivibile. Esatto. C'è un hashtag famoso, Incredible India. È affascinante. È affascinante a modo suo, nel bene e nel male. Cioè, diciamo che da quando ho cominciato a lavorare con gli indiani ho perso un po' la magia dell'India, nel senso che, perché hai a che fare con quella parte di India dove soprattutto quelle caste di media che cercano di fare successo nel lavoro, e mi sono reso conto che non me ne vogliono gli indiani che magari stanno ascoltando, che io adoro l'India, però c'è quella categoria di persone lì che sono parecchio bugiardi e per 2 rupie in più si venderebbero la madre, insomma, che cercano, e sono parecchio bugiardi, purtroppo è così, nel mondo del lavoro è così. Poi l'India, quando lo giro invece in altro mood, lì è un'avventura unica, l'India è unica al mondo, è uno di quei paesi che va visto, ma qua veramente però. Poi anche lì l'India è enorme, è un continente, le differenze da nord a sud sono... incredibile. Assurda. Ma la cosa più strana che hai visto in India, proprio la cosa più assurda, e tu hai detto, ma sono sta succedendo tante, veramente? Forse quella che mi viene in mente quando facevo questi viaggi in treno, che arrivano queste persone con la lebbra, che magari gli mancano pezzi di... fa un po' schifo dirlo, scusate, però è la realtà. Anche perché in India si vede proprio la povertà molto spinta. Ho sentito molto più di essere a disagio con la povertà più in India rispetto all'Africa, per dire. Scusa, questi sanno, hanno la lebbra e girano normalmente in mezzo alla gente, non gliela passano? Questa è l'India. Arrivavo a questi qua, sui treni, senza braccia e senza gambe. Tu immagini questo monchino qua che coi gomiti camminava e ti apre la bocca e gli chiede di dargli qualcosa da mangiare. Questo è veramente abbastanza tosto. Io ti sto parlando di questo in uno dei miei primi viaggi in India, avevo 19 anni. Wow. Cioè, tu sei andato 6 mesi in India. No, scioccante a 19 anni. Cioè, sì, è abbastanza scioccante l'India. Esatto. Poi, chiaro, dipende come la vivi l'India, perché poi se vai in certe zone e ti organizzi qualcosina, l'India è fantastica, ci sono un sacco di cose da vedere. Se invece io viaggiavo in terza classe nei treni, insomma, ho viaggiato sui tetti dei treni anche in Pakistan, in Bangladesh, c'è un modo di viaggiare, dopo ognuno fa quello che si trova un po', che deve trovare il proprio equilibrio, proprio un modo di viaggiare. Io cercavo sempre, il mio è sempre stato molto borderline, però cercavo di essere il più possibile dentro, di comportarmi come loro. La realtà. Ho un tatuaggio qua che è un camaleonte, perché, come dico sempre, il vero viaggiatore deve essere un po' camaleontico, si deve adattare e trasformare in base alle situazioni, no? Wow, bellissimo. Io cerco di essere indiano quando sono in India e africano. È la differenza fra essere turista e viaggiatore alla fine. Il viaggiatore, esatto. Verissimo. Ma, infatti colgo l'occasione per dire grazie a Rolfino Almen, ma non ti è mai venuto in mente di scrivere un libro? Perché tu hai iniziato a viaggiare presto, per esempio. Ah, hai detto che l'ha scritto prima. Sì, nel senso, è un altro libro, un altro ancora, perché avrai tante di quelle storie da raccontare, perché fai un'enciclopedia ai tempi. No, mi piacerebbe scriverne uno sull'Africa, su questo mio viaggio qua in Africa, questi ultimo anno e mezzo qua. Faccio ancora fatica a realizzare sinceramente quello che sono riuscito a fare, anche perché non è facile, ragazzi, non è facile viaggiare soprattutto con un mezzo tuo in Africa, non è facile. E no, certo. Se mi dicono lo rifaresti adesso, io ti dico no, perché comunque non è una vacanza, è tosto. Io ho iniziato a lavorare adesso, ho detto buono, sono riposo. No, non è assolutamente facile, ma per una serie di motivi, non è che... È un impegno costante, no? Comunque allora, devi stare attento a molte cose. Esatto, no, allora, poi la differenza fondamentale di viaggiare con un mezzo tuo rispetto a quello che dicevo prima, se sei un backpacking, vai e di preoccupazioni, puoi prendere anche l'autobus più scassato, si spacca, scendi e prendi un altro, capito? Vabbè, no, certo. Quando hai un mezzo tuo, hai una comodità
imparagonabile, nel senso che mangi, dormi, fai quello che vuoi, puoi portarti tutto quello che vuoi a bordo, è la tua casa su ruote. Di contro però c'è da dire che hai un sacco di preoccupazioni in più, devi stare attenta quando guidi, una buca presa male in più, finisci il viaggio, sei fermo, certo, in mezzo alla giungla, in mezzo alle montagne. E chissà quando ti salvi. Esatto. Quindi devi sempre stare attento, l'autonomia della benzina, l'olio, manutenzione del veicolo. Manutenzione del veicolo, anche perché con un veicolo che ho scelto io ha una manutenzione molto più accurata, deve essere rispetto a un mezzo che può essere una Toyota o Land Rover o Land Cruiser. Ovviamente. Quindi insomma, devi ingrassare, controllare olio, tutte le mattine io guardare sotto, controllare che c'era sempre la macchiolina tutte le mattine, guardare da dove viene, controllare i livelli. Questa era la classica routine di tutte le mattine, giro dell'auto sotto e vedere bene da dove se arrivavano queste perdite, se si poteva andare avanti o bisognava comunque intervenire. È impegnativo, sì, insomma, diciamo. L'autonomia della benzina, perché non è che trovi benzinaio, non c'è un autogrill ogni 30 km in Africa, vuol dire, devi avere i tuoi tank, avere l'acqua. L'acqua non è mai stato un grande problema, però la benzina sì, spesso mi capitava... anche nei Congo che la gente non mi voleva dare benzina, dovevo litigare, andare dalla polizia perché ce n'era poca, perché costava... certo, magari ce n'era poca, la pompa di benzina non te la voleva vendere? No. Certo, perché magari la riservava ai locali, anche non a lui. In Nigeria poi altro problema grosso che c'era era che praticamente stavano cambiando le banconote e quindi la stessa moneta, però con le banconote nuove nessuno accettava più quelle vecchie, però non c'erano abbastanza in circolo di quelle nuove. Io dovevo cambiare a mercato nero i dollari perché non i miei mercati che non funzionavano in Nigeria. Insomma, ci sono una serie di problemi che bisogna un attimino organizzarsi, insomma. Spesso capitava che poi arrivavo in questi benzinai qua e loro non ti davano la benzina. E soprattutto nel Congo, nella DRC, che è il Congo quello più grosso, diciamo, quello francese, e non me lo davano perché dicevano che ce n'era poco, mi mandavano via. Ma trovi delle realtà che in alcuni paesi dove vedi le file al benzinaio di chilometri, i tassisti dormono di notte in fila al benzinaio per poter riuscire a fare benzina la mattina e lavorare durante il giorno. Queste sono le realtà. Queste quindi realtà... anche tu ti sei fatto la fila di notte? Immagino che sia fatto. Mi è capitato una o due volte di dover fare la fila, altre mi fermavo e chiedevo la compravo al mercato nero, perché non era fattibile a volte. E costava di meno pure, immagino. No, no, paghi di più chiaramente. Comprano da lì, non ci credo. Poi la filtravo con dei collanti, la filtravo perché comunque chissà cosa c'era dentro in quelle cose lì. La stessa situazione. Ho alcune foto di questi filtraggi delle benzine, però sono sempre andato, dai. Anche perché il bello del Watts del Buhanka è che in Russia dicono che va anche con la vodka, quindi non è che è molto è abituato, sofisticato come motore. Ragazzi, la stessa situazione comunque della fila al benzinaio comunque si ha anche in Sicilia, ecco perché ci chiamano nordafricani, perché per esempio a Favignana, una piccola isoletta di fronte Trapani, c'è un benzinaio e la benzina viene una volta al giorno, quindi tu vedi durante l'estate tutti questi con gli scooter e le macchine in fila, perché se perdi quella possibilità di avere la benzina te la devi fare a piedi. Quindi, esatto, 40 gradi per andare a mare non è semplice, però lì è per un altro punto di vista, quindi lì è per divertimento, invece in Africa proprio per magari la benzina servirà per lavorare o meno. Ma dove seguire le avventure di Christian? Ecco, non solo attraverso i suoi libri, perché ci ha promesso ne farà altri, ma lo possiamo seguire anche attraverso il suo canale YouTube, dove lì racconta e fa vedere la sua vita, le sue storie, quindi è bellissimo. Chi volesse approfondire la storia di Christian, specialmente in Africa, aneddoti, andate lì e vedete il suo canale. Christian, tu sei un vulcano di storie, quindi tipo slot machine. Te ne viene la prima che ti viene in mente, ecco, un altro aneddoto, andiamo avanti ad aneddoti, un'altra che te ne viene in mente. Non per forza l'Africa, ecco. No, andiamo subito con quella che è il top degli aneddoti, che al momento adesso la racconto ridendo, però è stato forse il momento di tutti i miei viaggi, della mia vita, dove me la sono vista peggio, diciamo. Stavo rientrando overland dal Vietnam,
verso l'Italia, quindi vabbè, sono entrato in Cina, ho fatto tutta la Via della Seta, anche lì ho avuto problemi, però vabbè, saltiamo, se no diventa troppo, se abbiamo tempo ve lo racconto dopo quello della Via della Seta. Tutto in autostop l'ho fatta, sono entrato in Pakistan, dal Pakistan poi bisogna entrare in Iran, Iran, Turchia e Turchia, Europa, diciamo, questa era la via che avevo intenzione di fare, tutto con mezzi di fortuna. Il problema è nato quando, allora, per entrare in Pakistan il visto sono riuscito a farlo in frontiera, dalla Cina a Sost sono riuscito a fare il visto in frontiera. Premesso che comunque erano tipo 12 anni fa, non avevo smartphone, non avevo nulla, quindi il modo di viaggiare era ben diverso rispetto a quello di adesso, che è cambiato molto anche per me. Quindi andavo in questo internet caffè, mandavo delle mail a questa ambasciata, scusa, a questa agenzia di viaggi di Teheran in Iran, e avevo chiesto per il visto iraniano se potevo entrare. Mi fa: guarda, se entri dal Pakistan in quella frontiera lì vicino a Quetta, l'italiano non ha bisogno di visto. Ora così ho fatto, ho preso questi camion, sono andato giù in mezzo al deserto, c'è questa frontiera qua e questa strada nel sud del Pakistan che entra in Iran. Sono arrivato lì di notte. Mi hanno fatto accomodare in una stanza lì vicino alla frontiera. In queste stanze qua ci sono tappeti, quindi io avevo lasciato anche l'infradito fuori. Io poi viaggio molto, molto leggero, 5-6 kg di roba, non ho mai pochissimo di cambi con me. E niente, esco la mattina per andare in frontiera, mi hanno rubato anche le ciabatte, vabbè. A piedi nudi vado in frontiera. E il tipo le frontiere via terra, non so se sapete come funzionano, c'è comunque un checkpoint del paese dove stai uscendo, c'è un pezzo di no man's land, la chiamano la terra di nessuno, neutrale. E poi c'è la frontiera del paese in cui entri. Sì. Quando sono arrivato lì all'uscita del Pakistan, il tipo parlava bene inglese, però guarda che non hai il visto iraniano, come fai ad andare là? Non preoccuparti, sono in contatto, vado, sei sicuro? Guarda che se ti metto l'exit stamp, poi non entri, non ritorni più di qua, Vai tranquillo, vai. Ho attraversato la No Man's Land in mezzo al deserto durante il Ramadan, era agosto, faceva un caldo boia. Ramadan è il mese sacro musulmano dove non si può bere e mangiare. Arrivo dal lato iraniano, c'era un sacco di gente, ma tutti i locali, erano tanti talebani, afghani, iraniani, pakistani. Mi hanno portato subito in un ufficio. E il tipo mi fa, mi ha guardato il passaporto, mi fa no visa, no Iran, e mi ha buttato il passaporto in faccia. E al suo punto, niente, cosa devo fare? Nessuno parlava inglese lì. Ritorno in Pakistan, però ovviamente la frontiera era chiusa, quindi ero nella No Man's Land, attaccato alla rete, sotto il sole, a piedi nudi, senza poter bere acqua, perché comunque quei paesi lì non si può, la Sharia è legge di Stato, perché è una repubblica islamica, quindi non potevo bere acqua. Non potevo bere e mangiare comunque durante le ore di sole, e alla fine sono stato 2 o 3 ore lì, nessuno che mi faceva entrare, non so cosa fare. Ho visto il tipo che mi aveva messo il timbro, l'ho chiamato, gli ho messo $20 nel passaporto e ti prego aiutami perché sono bloccato qua, cosa devo fare? Mi sono stato un paio d'ore senza nemmeno il passaporto in questa No Man's Land, che se il tipo scappava, ciao. Oddio. Non sarei qua a raccontarla. Mi fortunatamente il tipo è tornato e mi ha scritto con la penna sul timbro refused by Iran border allowed back to Pakistan, quindi rifiutato, rigettato dalla frontiera iraniana, riammesso al Pakistan, e mi ha fatto entrare. Sono andato nella piazzetta lì di questo villaggio nel deserto per cercare di prendere un autobus per Quetta, che è la città più vicina, tipo 20 ore di autobus, per poter andare nel consolato iraniano, ma il tipo mi fa no, vai dalla polizia. Non parlavo in inglese, nessuno parla inglese lì, tranne poche persone. Sono andato dalla polizia e hanno guardato il mio passaporto, hanno visto il timbro d'uscita, non capivano cosa c'era scritto in inglese, mi hanno messo in carcere. Mi hanno buttato in questa cella qua, ero io, qualche talebano, almeno della fisionomia, un barbone, sembrava un talebano, ma nessuno che parlava inglese, a parte un po' di topi, scarafaggi, così. E niente, a un certo punto io mi hanno tolto tutto, ero senza niente, poi bussavo alla porta e dicevo, ma che cazzo fate? Questi qua aprivano lo spioncino e mi puntavano al Kalashnikov. Ok, va bene, sto qua buono, sto qua tranquillo. Ho stato un giorno e mezzo lì dentro, non sapendo, chiaramente non comunicando con nessuno, non avevo niente. Senza mangiare e bere quasi, perché verso la notte portavano una cosa da mangiare, ma era tipo lenticchie in questa brodaglia, che non sono riuscito a mangiare nulla. Il giorno dopo
mi ha chiamato, capettoli della stazione di polizia, mi fa in urdu, che io non capivo, però ci siamo fatti capire, insomma, mi ha fatto capire: se tu paghi $50 e questa guardia armata, ti riconsegniamo il passaporto, questa guardia armata ti scorterà fino a Quetta, dove devi andare sull'autobus. Ho detto, va bene, ma non sono finiti i problemi. Saranno state le 5 di pomeriggio, non era ancora sceso il sole, quindi non si poteva ancora bere e mangiare, ma io veramente ero disidratato, avevo bisogno di bere. Mi hanno ridato lo zaino nel quale avevo dentro una bottiglietta d'acqua, mi sono nascosto dietro un camion, ho bevuto l'acqua e non ce la facevo più. La guardia mi ha visto, lì mi ha preso per la maglia, mi ha portato in mezzo alla piazzetta di sto villaggio, ha richiamato tutti, che sono messi tutti intorno a me, e ha cominciato, perché lì sabbia e sassi, non c'è asfalto, non c'è nulla, c'è nel deserto. Hanno cominciato a prendere delle pietre, a tirarmele addosso e a gridare qualcosa in urdu, segnando la gola, segnando Dio. Insomma, è iniziata una pseudo lapidazione, non so fino a che punto volessero arrivare loro. Fatto sta che mi tiravano pietre, io ho cominciato a gridare come un matto. Per fortuna, su un camion, quando ero arrivato, avevo conosciuto un ragazzo di Karachi che stava andando anche lui in Iran, che stava andando a studiare lì, quindi parlava bene inglese. Io, appena posso che qualcuno comunica, soprattutto in certe zone, cerco comunque di lasciare traccia, nel senso spiegargli chi sono, cosa faccio. Perché io vedevo questi qua che mi lanciavano pietre e mi dicevano journalist, comunque American, perché per loro quello che è fuori da sì, certo, è America, quindi sei nemico. E lui mi ha sentito che gridavo, è venuto lì, mi ha preso, mi ha coperto, mi ha portato via, ha calmato un po' gli animi, insomma da lì poi sono riuscito a prendere sto benedetto autobus. Che storie, ragazzi, ho i brividi. Una delle poche puntate, sì, dove non riusciamo a fare delle battute perché la storia è veramente così... È accattivante, esatto. Cioè, adesso ho paura di chiederti un altro aneddoto perché chissà dove ci porti, quindi teniamoci bassi, ragazzi, su questo, ma più che altro per alleggerire un attimino l'episodio. Vai. Sì, prenderei un altro binario, un attimino, 5 minuti. Più che altro perché immagino la persona che si sta guardando l'episodio pensa, mamma mia, pesantissimo, ma qualche altra rubrica? Sì, c'è una rubrica e la rubrica ce la portiamo dalla prima stagione, Christian. Buttiamo fuori un'altra rubrica che abbiamo fatto anche durante la prima stagione, ed una rubrica che un attimino raffigura il senso delle storie italiane in giro per il mondo. Abbiamo preso l'ideale, il pollo per eccellenza che ha fatto business e si è trasferito all'estero, è più che altro un'icona per noi italiani in giro per il mondo, e chiediamo al pollo, in questo caso tu, un piccolo aiutino di 30 secondi, un appello in modo tale che questo pollo possa venire un giorno ospite a Polleria Italia. Ti svelo il nome, noi parliamo di Rocco Siffredi, è quello che chiediamo a Christian, dietro tutte le tue esperienze, 30 secondi, perché Rocco Siffredi dovrebbe venire qui a Polleria Italia? Perché ne avrà un sacco da raccontare, chissà quante ne ha viste. Lui. anche lui dice. Ma forse Christian lo batte a numero di ragazze. Sì, da secondo me sì. No, non credo proprio. Anche per nazionalità, ecco. Ma forse per nazionalità sì, forse per nazionalità. esatto. Ma come numero non credo, lì sono ad altro livello. Ma a parte gli scherzi, più che altro la rubrica Rocco è la rubrica più divertente che abbiamo, sì, proprio per sdrammatizzare un attimino tutto, sì. Ma se volete ritorniamo nel Tugurio e allora chiediamo altri aneddoti. Chris, non sto scherzando, più che altro Rolfino, man, avete qualche domanda da fare al nostro Christian? Io volevo fare, perché l'ha già menzionato prima, magari dopo ne parliamo, allora parliamone. Hai parlato che tu ti sei sempre mosso in maniera molto, cioè come hai detto tu, molto local, hai cercato di muoverti, quindi ti sei mosso con i treni, ora con i mezzi propri, oppure prima in autostop e con i mezzi di fortuna. Ci parli un attimo di questo autostop e mezzi di fortuna, cioè com'è stato viaggiare in quel modo
e soprattutto a questo punto, visto che la puntata la potremmo chiamare gli aneddoti, un aneddoto legato al, appunto, all'autostop e ai mezzi di fortuna, ecco. Ok, il viaggio forse più lungo in autostop l'ho fatto da Buenos Aires, sono volato dall'Italia a Buenos Aires, ho fatto tutta la Panamericana fino al Messico, ci ho messo 6 mesi e tutto in autostop, neanche un bus. La sfida mia era: voglio arrivare a Mexico City senza pagare un biglietto, ovviamente non aerei, però neanche autobus, e alla fine ce l'ho fatta, ci ho messo 6 mesi ma ce l'ho fatta, ho attraversato Argentina, sono andato un attimo in Cile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, anche perché poi tu mi dici come hai fatto a attraversare il canale di Panama. Sono andato a fare il mozzo su un veliero di turisti, di questo colombiano qua che ho conosciuto a Cartagena, sono riuscito ad entrare a bordo, gli ho pulito un po' la barca, gli ho fatto da mangiare. Anche qua ci sarebbe un aneddoto su quella barca qua, che però vai racconta se vuoi. Sì, esatto. Io sono aperto a tutto. Io sì, sono aperto a tutti i tuoi aneddoti, esatto. No, perché praticamente era questa barca, questo veliero. Veliero, vi ho detto, una barca a vela piccolina con su 5 turisti francesi. Insomma, il capitano di questa barca qua, conosciuto lì a Cartagena, è un personaggio, cicatrici, se lo vedi che insomma c'è un personaggio abbastanza ambiguo. Niente, la mattina che partiamo mi sono proposto di fare da mangiare e un po' pulire, fare un po' il mozzo, no? Come si dice. E praticamente il tragitto era che ci si fermava all'isola de San Blas, che sono queste isole fantastiche di territorio panamense, che sono a largo più o meno metà strada, no? Un po' più vicino a Panama, e poi andare a Panama City, dove avremmo approdato nel porto di Panama. E niente, appena saltiamo su, questo qua si presenta al capitano lì con un barattolo così di marijuana, dentro un barattolo di vetro, e fa: usatela pure quello che volete, va bene, ok. Apre Luca, il dobbiamo andare là. Mi dissocio. Apre la cassapanca. Apre la cassapanca, è pieno di birra e freddo, fate quello che volete, vabbè. Partiamo, mare molto, molto mosso, quindi nessuno mangia, quindi alla fine tutti che stavano male, era parecchio mosso. E niente, arriviamo all'isola di San Blas, un paradiso, e tutto doveva durare 5 giorni. Anche questo qua, siamo lì alle isole di San Blas, i francesi tutti tranquilli, ce le godiamo queste isole qua, e passano 5, 6, 7 giorni, e qui non si muove, no? Io per me non avevo fretta, venivano gli indigeni, perché venivano gli indigeni a portarci le aragoste, mangiavamo una roba fuori. Le isole di San Blas sono fantastiche. Anche i francesi hanno detto: guardi, però noi abbiamo un aereo a San José de Costa Rica tra 3 giorni e dobbiamo andare, cioè qua è bello, però. E allora lui è cominciato: sì, domani andiamo, il domani è diventato il dopodomani. A un certo punto partiamo, però si ferma prima del porto di Panama City e dice: guarda, non possiamo approdare al porto perché non c'è posto. Vengono a prenderci con delle lance. Le lance sono delle canoe a motore piccoline fatte nel legno. E tiè, saltiamo tutto su queste lance qua, e io gli ho detto ai ragazzi francesi: guardate i vostri zaini bene, che non ci sia dentro niente. Questo qua tira fuori da sotto la stiva della barca dei borsoni giganti, non so cosa c'era dentro, e li butta su queste lance insieme a noi, e queste lance ci portano in mezzo alla giungla di Panama, dove guarda caso c'era un 4x4 che ci aspettava, caricato tutta la roba. I francesi tutti contenti, dice: ah, che bello. Io ero un po' più preoccupato, era l'arco trattato al 100%, non so che sostanza, ma qualcosa era, c'era un cartello. E ci hanno portato in mezzo alla giungla, abbiamo cominciato a guardare i fiumi, e poi siamo spantati fuori a Panama City. E lui ci fa con l'autista: adesso se volete ditemi dov'è il vostro hotel, vi porto. No, guarda, io dico: fammi scendere qua, io voglio scendere subito, me la faccio a piedi, non preoccuparti. Ma come? No, io scendo qua. I francesi sono voluti stare a bordo, ho detto: fate quello che volete, io scendo qua. Se la sono voluta fino alla fine loro. Wow. Poi un altro aneddoto, sempre in autostop, ho fatto tutta la Via della Seta, come dicevo prima. E ero a bordo di questi camion qua, lì le distanze sono molto lunghe. L'ovest della Cina, si chiama lo Xinjiang, è enorme, è la parte desertica della Cina, che Pechino ovviamente si tiene a sé perché è piena di minerali, no? Di materie prime. Ed ero a bordo di questo camion qua, anche la gente non sono il classico cinese, si chiamano Uiguri,
sono gente molto più simile ai kazaki, parlano una lingua turcofona, sono musulmani, sono proprio un altro popolo rispetto ai cinesi, però sono a tutti gli effetti dei cinesi. Ed ero a bordo di questo camion qua, ero già ormai 24 ore che ero su questo camion, perché comunque le strade sono piccole ma sono molto lunghe e poi non passa nessuno. A un certo punto questo qua gli suona il telefono, parla in Uyghur, lì non so, si ferma, erano su in due loro, mi apre la porta, mi caccia giù, mi butta giù lo zainetto e una bottiglia d'acqua. Saranno state tipo le due di pomeriggio. E mi sono trovato lì così, senza capire niente, dicevo, cosa fai? Poi in mezzo al deserto, passava nessuno, c'era molto caldo. Cosa cazzo faccio se io qua? Niente, comincio a camminare, sto sperando che arrivi qualcuno. Ho camminato, anche perché poi lì di notte fa molto freddo e non ero attrezzato per il freddo, non avevo niente, avevo solo una pashmina lì, qualcosa da far coprirmi. Sono passati altri due mezzi nel frattempo, mentre camminavo, non si sono fermati. E niente, cominciavo ad arrivare il tramonto e ho detto, boh, io cosa cazzo faccio? Continuo a camminare. Continuo a camminare. Poi ecco, ci vuole anche solo una buona dose di fortuna a volte, io sono sempre avuta finora fortunatamente, vedo del fumo uscire da un comignolo in lontananza, ora allungo il passo, cammino, busso a questa, era una delle prime case di un villaggio, busso alla porta, poi lì ovviamente non parla nessuno inglese, già in Cinan parlano molto in pochi, se poi vai in queste zone remote nessuno. Busso alla porta, mi apre la porta questa signora qua. Io cerco di farmi capire, please, voglio dormire, qualcosa, mangiare. E la tipa in un inglese perfetto mi dice, ma cosa fai qua? Ma cosa fai qua tutto da solo? Ma vieni dentro che ti faccio una zuppa calda, vieni dentro. Spettacolo. Questo qua era un insegnante di inglese, insegnava Cina a Londra, viveva a Londra, ed era ritornata lì perché la mamma non stava poco bene, ed era ritornata in Cina. Vabbè, non ci credo. Ma Cristian, una delle tue 139 ragazze che hai avuto, una di queste lei no, perfetto. Non si può dire. Mamma mia, Cristian, no. Bellissimo. Cioè, più che altro, non so dove ci porterai col prossimo, ma più che altro il tempo stringe. E i ragazzi, avete anche altre domande da fare o magari ci... Io ho una semplice curiosità, vai. Come sempre uso fare con i nostri ospiti, chiedo qual è il cibo migliore che hai provato in questo giro del mondo? Certo. Sono curioso, se ci puoi dare questa perla. Anche con un aneddoto puoi descriverlo. Anche come l'hai scoperto, come l'hai assaggiato, come ci sei arrivato. A me piace, ecco, premesso che piace provare tutto, però vedo una cosa che non conosco, io la provo. Fa schifo, non fa schifo, io la provo. Quindi bisogna provare tutto prima di poter giudicare. Giustissimo. Il cibo più buono in generale, se devo fare una classifica delle prime tre, metterei Thailandia, io adoro il cibo thailandese. Ok. Messico, ho mangiato bene, mi piacciono... tacos così e non lo so, comunque thailandese secondo me e Etiopia anche si mangia molto bene. Etiopia si mangia bene. Ottimo. Poi vabbè, ho provato un po' di tutto in Vietnam, nel sud al delta del Mekong, ho mangiato anche, ero in questo villaggio dove sono arrivato in questo pseudo ristorantino, di menù c'erano solo topi alla griglia, topi in umido, topi stufati. E io ho preso quelli alla griglia perché te c'ho anche le foto di questo spiedini con quattro topini. Ho chiesto ben cotti, però ben cotti. Il topo sa di topo, il topo. Cioè, com'è il topo? Il topo? Guarda, gli ho dato due morsi, poi diventa poi anche psicologica la cosa, ho fatto fatica a mangiarli. Ho mangiato il contorno, un po' di verdure. Però tipo anche in Mozambico, mi ricordo, in questo viaggio, o Malawi, forse in Malawi. E per strada arrivano questi bambini con questi spiedini, tutti i topini, che poi li fanno fritti, grigliati, poi un po' fritti, quindi alla fine mangi tutto. Fritto mangi, si dice, tutto è buono fritto. Esatto. Tu sei siciliano, lo sai bene. No, io sono pugliese, quindi ancora di più. Mamma mia, bellissimo. Allora, bellissimo. Allora faccio un'ultima domanda io, Franky, che sì, vai. Ne hai visti 139 di paesi, e quale secondo te
è il paese dove si vive meglio, dove si vivrebbe meglio, perché tu molti di questi c'è solo, ci sei passato per qualche settimana, altri ci hai vissuto per mesi, per anni, ma dove secondo te si vivrebbe meglio da italiano espatriato, per esempio? A parte l'Italia? A parte io ho vissuto tanto tempo in Thailandia, secondo me è un po' forse il paese per una serie di ragioni dove si sta meglio, per tutto per la sicurezza, è un paese molto sicuro, criminalità molto poca, la gente è sempre tranquilla, serena, sorridente, si mangia bene, a livello ospedaliero è al top, la sanità è meglio di quella italiana, è molto capillare ovunque, comunque hai sempre un'assistenza se hai bisogno. E se dipende poi dove vai, comunque, anche perché sfattiamo anche qui luogo comune, Thailandia, prostituzione, sì, in alcune città esiste anche questa cosa qua, ma la Thailandia è tantissimo altro, ecco, giusto perché per chiarire questa cosa. Poi un altro paese che mi è piaciuto moltissimo è che però purtroppo c'è molto meno sanità, se hai qualche problema diventa più complicato, è Madagascar. Madagascar per chi vuole un po' di avventura, però bisogna viverla, non andare a Nosy Be, chiudersi nel resort, bisogna prendere e cominciare, viaggiamo sul camion, autostop anche lì, ho fatto due volte tutto il giro dell'isola, e l'isola è grossa, eh? È bello, sì. Wow. E poi non ci sono strade, quindi è una bella avventura Madagascar, è bella avventura, poi la gente anche lì è tranquilla, non ho mai avuto problemi di pericolo, ho sempre dormito con loro, nelle campagne, nei villaggi con loro. Molto bello Madagascar. Guarda, io ti dico, a me la, cioè nel senso, quando leggo che fai 139 paesi, io se mi metto nei tuoi panni a dovrei pensare a fare una cosa del genere, io, a me mi vengono più di due paure, appunto come hai detto tu, che succede qualcosa, che rischi la vita in qualche stato, che comunque, oppure... Invece, da come parli tu, ti fa venire una voglia, dici, no, ma tranquillo, tanto... Di provarci, esatto. Penso il segreto sia guarda, in qualche modo lo fai. Di rischiare, esatto. Ti dico una cosa, prima di partire per l'Africa, tutti che dicevano, no, è pericolosissimo, non andare in questo paese perché... Ora, se tu ti informi e ascolti i TG, i telegiornali, non vai da nessuna parte, e per quello che io sono anche andato, voglio vedere con i miei occhi se è vero. È chiaro che in un TG ti parlano del conflitto, anche nel Burkina Faso c'era un conflitto, ma il Burkina Faso è grosso, il conflitto è al nord, certo. Con Boko Haram e tutti i problemi, che non voglio dire che solo l'Africa sia il paese più in pace e bello, ci sono un sacco di problemi in Africa, certo, però certo. Il senso anche di tutti questi checkpoint è che dove c'è veramente reale pericolo non ti fanno andare. Non ti fanno entrare. Anche perché è controproducente anche per un governo stesso avere problemi diplomatici con uno straniero. Certo. Quindi in zone di guerra, di conflitti, non ti ci fanno andare, ti bloccano certo. Prima. Infatti certo. Sono stato solo nel sud del Burkina, come sono stato nel sud del Mali. Certo. Anche se volessi andarci non ti fanno andare. Wow. Cristian, domanda veloce, prima di passare alla parte finale della nostra interview, finirai anche l'America. Prossima tappa? Dopo l'America? Ora, adesso devo lavorare, penso che quest'anno tra Alabama, Texas e forse un po' di India coprirò tutto l'anno lavorativo, diciamo. Sì. L'idea sarebbe di ripartire con la Via Pagnotta, con la Buhanka l'anno prossimo. Sì. E raggiungere il Far East, l'Estremo Oriente, diciamo, vorrei arrivare fino in Giappone. Ah. Attraversare gli Stan, fare Turchia, Georgia, Azerbaigian, fare gli Stan, che sono i cinque Turkmenistan, Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan, e attraversare la Cina, fare un po' l'Oriente, insomma fare un altro annetto in giro. Metto un po' di più in cascina quest'anno, però ho bisogno di guadagnare qualche soldino. Ci rivediamo fra due anni per parlare di questo. Esatto, un altro episodio. Ma poi cosa ti manca? Il Polo Nord ti manca e poi è finito tutto. Il Polo Sud e il Polo Nord non li hai fatti o li hai fatti? Pure quelli hai fatto. No, vorrei andare in Antartide. Che è quello Antartide, quello sta. Però si parte però di sotto da Ushuaia, si parte già dal sud della Patagonia, ci sono questi viaggi, però costano un botto di soldi, spalla di 15.000 euro. Sì. 1.000 euro al giorno paghi. Cristian, noi quindi in teoria ti rinvitiamo perché chissà dove sarai l'anno prossimo. Se avrai completato tutto il giro. Esatto. Sì, o poi avrai anche tanti altri di quelli trascorsi. Immagino. Esatto. Facciamo un Cristian BM2, esatto, aneddoti parte 2. Ma detto questo...
avviamoci verso la parte finale della nostra intervista e andiamo nei corner delle ultime due domande. Le domande un attimino più serie, con meno aneddoti, ma più che altro sono delle domande che prendono l'energia che parte dal cuore di Christian, in questo caso, perché le chiediamo a lui. Christian, io parto con questa domanda. Noi ci teniamo tanto e ti chiediamo a te di rispondere con il cuore. Un consiglio che vorresti dare ai tanti italiani che ci seguono? Lato di tutti i tuoi aneddoti, esperienze, giorni vissuti ovunque, dai un consiglio agli italiani che ci seguono. In qualsiasi tipo di consiglio. Viaggiate se potete. Parlo del viaggio perché comunque ho fatto del viaggio la mia ragione di vita, quindi io ho impostato, ho dato delle priorità nella vita, si danno delle priorità, la mia è il viaggio, quindi parlo di quello. Quindi se potete viaggiate, perché non fa nient'altro che arricchirvi veramente. Non è, questo qua non è un luogo comune, è verità. Però cercate di lasciare a casa il più possibile quando viaggiate, cercate di immergervi nella realtà ovunque voi andate, potrebbe essere anche l'Austria, voglio dire, però ovunque andate cercate di guardare sotto gli occhi dei locali la vita, insomma, cercate di immergervi un po' il più possibile, insomma, di fare i viaggiatori. Non un applauso, ragazzi, un applauso a Christian. No, un bellissimo, applauso, bellissimo. Esatto, bellissimo. Yeah. Emozionante, emozionante. Christian, però il nostro man ha il dovere, il piacere di mettere il sigillo a questa ulteriore puntata che verrà pubblicata a breve nei nostri canali. Quindi a te l'onore, man, di leggere quest'ultima domanda. Allora, la faccio un po' più lunga, visto che comunque lui di base, come ci ha già detto, sta in Italia. Quindi la mia domanda è: torneresti a vivere definitivamente, nel senso smettere di fare queste trasferte di anni, questi viaggi di anni, quindi fare solo ogni tanto un viaggetto di una o due settimane? Quindi torneresti a stare fisso solamente in Italia? Non credo che ce la farei a stare fisso in Italia, ma come non ce la farei a stare fisso in nessuna parte. Come dicono i sadhu indiani, loro sono nomadi, si sentono un po' come l'acqua. Se si ferma, ristagna, devono fluire. Wow, bella. Io mi sento un po' come l'acqua, per essere fresco devo flussare. Questo, poi nella vita mai dire mai, può capitare qualunque cosa, finché poi la salute me lo permette, penso di fare il nomade. Se dovessi fermarmi comunque in Italia, sì, però non lavorando, nel senso che dovrei avere un'autonomia finanziaria che mi permetta di, anche perché tutti i miei amici sono in Italia, chiaramente io ho tantissimi amici che tra l'altro mi ospitano, perché io non ho nemmeno la casa in Italia, io vivo sul furgone, oppure d'inverno mi appoggio a questi miei amici che mi ospitano. Io ho due scatoloni con dentro tutta la mia vita, non ho nient'altro, sono molto minimalista. Spettacolo. Quindi non ho casa, non ho spese fisse, quindi questo mi permette anche di stare via a lungo periodo, non ho affitti da pagare, non ho mutui, non ho nulla, ho un furgone, quindi mi permette di fare questi lunghi periodi via. In Italia per lavorare non credo tornare per finanziariamente autonomo e stare con amici, probabilmente sì, magari in età pensionistica, esatto. Quando sarà sì. Signore, un applauso magari a Christian. Con una donna, chi lo sa, magari mi innamoro, poi magari domani mi innamoro e mi fermo, chi lo sa, non lo so, tutto è possibile. La 140esima ragazza, quindi vediamo chi ce lo dirà. Esatto, un applauso a Christian e al suo, alla sua scelta di vita. Bellissima, emozionante. Christian, una semplice puntata finirebbe qui, perché adesso dovremmo dirti: Christian, è stato un piacere venire a trovare nuovamente. E invece no, perché il nostro Rolfino ha preparato per te il quizzone. Signori, il quizzone è creato per mettere in imbarazzo il pollo del giorno, perché si sa, i polli imbarazzati sono i più buoni. È un'ottima occasione per mettere allo spiedo il nostro pollo. Il pollo così diventa più delicato nella cottura e saporito al gusto, grazie a una serie di spezie che abbiamo preparato. Ciao, che buono questo pollo! Semplicemente la fase finale dell'intervista. Il quizzone serve a mettere in imbarazzo il nostro pollo, perché ovviamente no, nel metterlo al proprio agio, raccontare la propria storia, nel frattempo noi cuociamo il nostro pollo. E il quizzone serve proprio a mettere quelle due o tre spezzette finali. Quindi, è questo.
c'è un premio solitamente, però non so la regia cosa propone per questo. Sempre lo stesso premio anche nella seconda stagione. Pollo con le patate, pollo con da le spedire patate. Dove è Christian, ecco. Allora, quindi insomma, dobbiamo tenerci in contatto per capire dove puoi, dove sei, dove andare. Spedirti il pollo con le patate nel caso in cui dovessi vincere il quiz. Io, detto ciò, partirei con la prima domanda. Data la tua passione per girare il mondo, sai dirci qual è il record in termini di tempo, specifichiamo ore, del giro per il mondo passando per i poli? Quindi il giro del mondo dei poli. Quindi... Ma in aereo? Sì, ovviamente. In aereo. Cioè, regia, specifichiamo bene le domande, per favore. O in caravan. È in caravan. No, posso che a terra sarebbe ben lungo, non ne ho la più pallida idea, posso pensare 30 ore? Andiamo con la risposta allora, man, leggila. Un team internazionale di piloti ha completato il giro del mondo passando per i poli in un tempo record di 46 ore, 39 minuti e 38 secondi a velocità media di 860,95 km/h. E che cazzo c'è? Un degente supersonico? Beh, sì, saranno stati degenti quelli sei militari, sicuramente. Cristian, la prima è andata male, ma ne hai ancora altre due. Quindi... il polo arrosto e quindi sta per arrivare. Bisogna rispondere 2 su 3 per poter vincere. Questo ah, è quindi una è andata. Okay. In quale posizione si classifica l'Alabama per estensione geografica tra tutti gli Stati Uniti d'America? Tu sei in Alabama adesso, dai. No, ne ho la più pallida idea. So che comunque è uno dei più grandi, ma non lo so. Devo dirti la posizione in classifica, boh, la butto. Il Texas è più grosso. Il quarto. Andiamo con la risposta, man. Andiamo con la risposta. Alabama è il 30° stato più esteso dei 50 stati statunitensi. Quindi sono difficilissime queste domande, però. Molto difficili oggi. Però questa stagione sta diventando un po' cattivello, vorrei dire. Allora, guarda, chi fa le domande? La terza domanda è bonus, esatto. Si basano tutte sull'ospite, ovviamente. Quindi tu, essendo esperto del mondo, questo caso, quindi era molto semplice svariare e trovare domande che comunque potevano mettere cultura aperta. Però dalla regia mi informano che qualora dovessi indovinare la terza, comunque ti porti a casa il pollo con le patate. Quindi andiamo con la terza. A proposito di Sweet Home Alabama, in che anno è stato pubblicato questo famoso singolo del gruppo musicale statunitense? Non uso Google, non ho. Ma la butto lì anche qua, non lo so. Vai. Proprio 78 meno 4. Aspetta, 74. Aiuti. 74, andiamo 74, con la risposta, signori. Un applauso, dai, man, leggi la risposta. Il singolo Sweet Home Alabama è stato pubblicato nel 24 giugno 1974. Grazie all'aiutino, Cristian si porta a casa. Almeno la risposta multipla, però è troppo difficile. No. Oh, io lo dico sempre: non mi ascoltano. Io sono quello bravo del gruppo. Questi due sono quelli cattivi che non vogliono. Ci penseremo. E grazie per il consiglio, sì, magari poi potremmo fare una sorta, ma chi vuole essere pollinario o milionario, faremo un'altra rubrica diversa. In quel caso dovremmo far scegliere se il pollo o le patate. Cristian, detto questo, veramente l'ultima domanda prima di lasciarti, noi ci teniamo tanto anche a questa: cosa pensi del format Polleria Italia? Ti sei divertito? Torneresti nuovamente? Lo consiglieresti a un tuo collega di viaggi? Io mi sono divertito personalmente, mi sono trovato bene con voi. Grazie. Bravi ragazzi, simpatici. Siamo trovati bene anche noi, e sicuramente vi vorremmo in puntata, visto che ce ne manca. Dovrai tornare, Cristian, perché noi ci aspettiamo tante cose. Sì, facciamo Cristian BM in ritorno allora. Ti facciamo aspettiamo. Facciamo l'update. Va bene. Magari con una promessa: ad oggi ti trovi in Alabama in America, appena arrivi in Giappone manda una mail, noi ti contattiamo subito, proprio sul service, così. Quindi ti aspettiamo appena arrivi in Giappone, ci racconti dall'altra parte com'è il sushi e magari il pesce lo porti dall'Alabama, quindi facciamo tutto un viaggio che non finisce mai. Cristian, grazie di tutto,
ci vediamo presto. Complimenti, complimenti per la tua vita e la tua scelta di vita. Un applauso, un applauso. Ciao, ciao. I think that we've all had enough. Keep you up at night, yeah. They call the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.